Buonasera. Un attimo di relax ci voleva, questa lunga giornata. Allora, noi siamo immersi come mai nella storia con un numero di sostanze tossiche che l'uomo ha inventato. C'è una parola che si chiama esposoma, che ci fa capire a che cosa siamo esposti. Ora, noi veniamo attaccati da una miriade di stressors. Uno pensa sempre allo stress e quello emotivo. Gli stressors sono sostanze chimiche, situazioni emotive, e addirittura tra questo tipo di stressor c'è lo stress elettromagnetico. Ma come? I campi elettromagnetici ad alta intensità e a certi tipi di frequenze possono indurre uno stress elettromagnetico? Sì. Di che tipo in particolare? In bibliografia ci sono molti lavori che evidenziano che peggiora lo stress ossidativo. Altra poi tutta una serie di altre strutture, dovremmo arrivare a parlare di mitocondria, ma mi fermo per adesso qui. Normalmente utilizzo tantissime bibliografie, oggi cerco di fare solo una piccola sintesi. Noi siamo attraversati quindi da tanti tipi di campi elettromagnetici, ma quanti sono? Sino a un po' di anni fa pensavamo a quello a 50 Hz, la 220 volts in alternata, che oggi spesso hanno, si dovrebbe avere la 230 volt in alternata. Vedremo cosa vuol dire alternata e continua, perché all'oscilloscopio vedremo una serie di misurazioni. Alternata sono frequenze, quindi vedremo sinusoidi, onde triangolari, onda a dente di sega, perché esistono tante forme d'onda. Poi ci può essere una frequenza fondamentale, una miriade di armoniche, quindi le cose sono piuttosto complesse. Io cercherò didatticamente di sviluppare una consapevolezza con delle immagini più semplici, però utilizzando rilevamente strumentazioni. E che cosa sono andato ad analizzare? La smart card è la più recente carta vitalizzante. Come mai c'è questo nome? E ora vedremo. Innanzitutto, oltre 50 Hz abbiamo megahertz e gigahertz. Ci avete mai pensato che contemporaneamente venite attraversati da più campi, più tipi di campi elettromagnetici a frequenze diverse? I nostri nonni subivano questi tipi di stressors? No. E contemporaneamente avevano tutta quella serie di sostanze tossiche sia a livello qualitativo sia a livello quantitativo? No. Quindi noi viviamo in un periodo di assalti di stressors come mai nella storia. E questo purtroppo è quello con cui dobbiamo avere a che fare. Quindi, se da una parte ora andiamo a capire meglio, oggi ci limitiamo alla parte elettromagnetica, andiamo a capire quali sono le problematiche, anche un po' più nello specifico delle frequenze, dall'altra dobbiamo vedere alcuni rimedi. Uno, chiaramente, sarà la card vitalizzante, e se avremo il tempo giocheremo insieme a fare delle esperienze. La smart card ho cominciato anni fa. Con la carta vitalizzante, che è l'ultimo modello, sono circa un anno e mezzo. Molte persone mi attaccavano amorevolmente dicendo: ma è un pezzo di plastica. Chiaramente, dato che a livello di saggio biologico, ovvero di risposta coi test, abbiamo avuto tutta una serie di risposte, oggi le vedremo sia insieme e poi faremo anche delle ipotesi a livello elettromagnetiche di particelle che si ancora, la scienza ancora deve ancora scoprire, ogni momento si scopre qualche nuova particella. Normalmente in ambito accademico universitario io sono quello delle bibliografie, oggi quasi nessuna bibliografia, tutta molto pratica, sono la rovescia del solito per chi mi conosce. Allora, innanzitutto due grandi bande, due grandi famiglie in base al tipo di energia, no, ionizzante e ionizzanti, lo sanno tutti,
Molti non sanno però che si comincia con la corrente continua, che è frequenza? Che frequenza? Che frequenza? Lo sapete, a parte il professor Spaggiari. Lo sapete o no? Alta, ecco un vincitore. Frequenza zero. Allora, all'oscilloscopio, se noi mettiamo una batteria, una pila, una batteria da auto, vedete una linea, perché la frequenza è zero, ok? Poi, altra cosa che dovremmo capire, la differenza tra il campo magnetico di un magnete, per esempio di un altoparlante, e invece quell'altoparlante collegato a un amplificatore, gli mando, invio 50 watt, supponiamo che sia 8 ohm, gli invio 50 watt dall'amplificatore, che cosa mi crea intorno? Un campo elettromagnetico, perché l'amplificatore invia un segnale, quindi con corrente in tensione, quindi in watt, no? Watt uguale volte per ampere, dice, ma questo è medicina. E vedremo che lo è, perché noi viviamo di fenomeni elettrici ed elettromagnetici in continuazione. Il cervello, il cuore, l'intestino, come l'intestino, già. E tutti gli altri organi pure, solo che la scienza ha già dimostrato che due organi in particolare possono, anzi, emettono dei campi elettromagnetici che sono usati, pensate, in diagnostica. Uno lo sapete tutti, ma sul cervello lo sanno in pochi. Allora, lì vi ho riportato le bibliografie, perché tanti non lo sapevano. Allora, quindi oggi partiamo da una serie di assalti multipli e, come vedete, più la frequenza aumenta. L'oscilloscopio, sapete tutti che cos'è? È una specie di televisorino dove se io metto delle impostazioni standard e al generatore di frequenza alzo le frequenze, vedo queste onde più fitte, sono più strette. Se invece riduco al mio generatore di segnale, le frequenze si allargano. Praticamente, ecco, lo vediamo un po' in questa zona. No, aspetta, eccoci. Vedete, qui si sono sempre più aumenta la frequenza. Fate finta, qui adesso siamo su frequenza altissima, ma per capire si avvicinano. Poi vi farò, perché la gente riesce a capire meglio, l'esempio audio. Noi abbiamo uno spettro di percezione audio che ha una limitatezza allucinante rispetto a tutto questo spettro, dove qui si arriva a frequenze altissime, ben oltre i giga, arriviamo ai tera, cioè, arriviamo a delle frequenze dove si arriva appunto al famoso raggi X, raggi gamma, che sono frequenze altissime. Ora, noi sappiamo bene che quando andiamo a parlare di microonde e onde millimetriche, di cui si sta parlando molto spesso, siamo appunto in questo range frequenziale, quindi oggi abbiamo imparato a masticare i famosi gigahertz. Sino a poco tempo fa tutta la telefonia civile, perché militare già era un altro discorso, stavamo sempre sui megahertz. Quindi di fatto noi non possiamo sapere sulla lunga distanza che cosa accadrà su esposizioni, sui gigahertz, perché non c'è esperienza. Questo è un dato di fatto, non c'è niente da fare, questa è. Ecco, qui si vede ancora meglio, proprio come esempio didattico, aumenta la frequenza e si stringono. Allora, quindi in generale oggi noi dobbiamo entrare in tutta quella dimensione mentale in cui le grandi connessioni, il PNEI, il gut, brain, liver, skin, Essex, perché ormai oggi uno dice, ma come, gut, brain, Essex, quello è già superato, perché ci abbiamo in mezzo il fegato, la pelle, ci dovremmo mettere in mezzo, ormai è un mondo di enormi connessioni. Più la scienza va avanti e più
arriva a evidenziare qualcosa che a livello, come si può dire, pratico, le discipline orientali avevano studiato. Io sono un master di Tantra Kundalini e ho fatto vari master di Ayurveda e medicina tradizionale cinese, sono un induttore del Qi. Voi non sapete cos'è, ma tra un po' vedremo, perché delle ipotesi, siccome tutto si vive di onde elettromagnetiche, particelle in parte note e particelle ancora io direi ignote, probabilmente con la CARD mettiamo in moto qualcosa di molto più complesso. Quindi ora vi farò vedere una serie di situazioni e di relazioni strumentali, ma voglio anche evidenziare che noi misuriamo quello che oggi conosciamo. Quindi non è detto che non dobbiamo avere la pretesa di dire che riusciamo a misurare tutto, però intanto ci accontentiamo di vedere qualcosa. Ricordiamoci che noi siamo costituiti come numero delle molecole oltre il 90% di acqua. Ci sono persone ancora che non lo sanno, penso che voi lo sappiate tutti, motivo per cui bisogna sempre stare attenti al discorso dell'idratazione. C'è tutto il discorso dell'acqua strutturata, dei domini di coerenza. Oggi non è questa la situazione, però è molto importante, perché acqua, biorisonanza, onde vibrazionali ed elettromagnetiche e campi hanno tutte queste correlazioni. Ogni molecola quindi ha un suo range o una sua frequenza base e una serie di armoniche. Le armoniche le vedremo all'oscilloscopio, sono come delle microondine sopra l'onda principale. Anche questo è un qualcosa che ci servirà. Ecco cos'è un oscilloscopio. Qui vedete quelli più classici, che io continuo ad amare, tutti ovviamente i famosi Tektronix che usava anche la NASA, e quelli più recenti, digitali, molto belli a vedersi, eccetera, eccetera, però servono anche loro. Ecco, questo è uno scorcio del mio laboratorio messo in un casale dove non esiste interferenza elettromagnetica. L'unico wifi è il mio, non c'è niente. Questo mi ha permesso di svolgere alcune ricerche senza l'interferenza, tranne quella naturale, che è cosa fondamentale, perché addirittura anche la natura ha tutta una serie di campi elettromagnetici che fluttuano. Ricordiamoci la frequenza di Schumann, anche lei fluttua, e vedremo anche per quali fenomeni. Qui vediamo alcuni strumenti facili da utilizzare, l'ho insegnati anche nei corsi che ho coordinato alla Sapienza, alla Facoltà di Farmacia e Medicina, Dipartimento di Farmacologia e Fisiologia Generale, quindi a Roma. Molti non immaginavano come sia facile studiare l'ottimizzazione del proprio luogo di lavoro o di abitazione. Non si può eliminare l'interferenza e quindi le cause dello stress elettromagnetico, però si possono ottimizzare, perché comunque i vari dispositivi che li emettano hanno una loro decadenza a distanza. Oggi è il meno peggio, per capirci. Quindi da una parte sarà alimentazioni, nutraceutici, ho già fatto una lezione su tutti i nutraceutici con le ultime ricerche che sono uscite, sono recentissime e sono abbastanza, che hanno dimostrato che in base alcune molecole riescono a rendere più resistenti le persone nei confronti dei danni da stress elettromagnetico. Questo ora è scientificamente provato, ma da ex militare vi dico che tanti anni fa stavamo studiando cose del genere. Qui mi fermo perché altro non posso dire, però assolutamente voglio evidenziare che, dato che si parla di grandi connessioni, no? Pnei, gut, brain, liver, skin, axis, emozioni, energie, frequenze e vibrazioni, può essere usato in bene, può essere usato in male. Quindi gli stessi principi, in base a, come si può dire, se uno è buono e cattivo,
ok? Funzionano. Ecco perché anche la magnetoterapia, di cui io sono uno studioso da quasi 30 anni, ne ho progettate e costruite sia di alta frequenza che di bassa frequenza, negli ultimi 2-3 anni hanno dimostrato che se i tempi di esposizione, le frequenze sono sbagliate e l'intensità è sbagliata sulle cellule staminali, anziché avere una azione rigenerativa e chiamiamola tra virgolette anti-aging, si ha tutto il contrario, si ha addirittura una proliferazione di neoplasie, eccetera. Quindi il mondo dell'elettromagnetismo è affascinante, è antico, perché in Oriente, senza studiare le onde, avevano già percepito tantissimo. Quello, perché vi parlo di vibrazione? Ma non solo vibrazione di un campo elettromagnetico che ha la sua o le sue frequenze, ma anche la voce. La voce. Quando arriveremo a parlare della frequenza di Schumann, che è inudibile, è assolutamente inudibile, ma è assolutamente vitale. Questa frequenza di Schumann noi la troviamo correlabile con la carta vitalizzante, visto che è piccola. Ecco, dovremo capire che dobbiamo cominciare a vedere. Ecco, questo appena avevo inserito i primi strumenti nel nuovo casale, tutto contento, poi gli strumenti si sono triplicati, uno di questi che vedete qua, per quelli che ridevano dicendo ma sembra la NASA, è di un laboratorio dismesso. Quindi, che allora, questo per farvi capire, da nuovo costa, Tektronix costava quasi come un piccolo appartamento. Allora, come iniziò? No? Se da anni io mi occupo di nutraceutica, di tecnica antistress, di incremento della performance psicofisica e ovviamente di anti-aging, che ho insegnato alla Sapienza per anni. Ma cosa c'entra con le vibrazioni? Cosa c'entra col campo elettromagnetico? È tutto correlato, tutto. La cosa importante per far capire bene il principio è che tutti noi sappiamo due diapason uguali, toccando uno è la vibrazione, quindi ciò che si, le onde sonore che si spostano nell'aria, che è il mezzo. Uno dice ma nell'acqua? No? Quindi intanto parliamo dell'aria, poi dovremo affrontare anche il discorso all'interno dell'acqua. Ma la particolarità, ecco, questa è la cosa più particolare, che le vibrazioni, quindi lo spostamento, quindi questo è qualcosa che non si vede, ha degli effetti che didatticamente viene dimostrato, per esempio, ma anche a livello universitario, non solo alle medie o alle elementari. Queste vibrazioni spostano questa pallina. Vi faccio un altro esempio semplice. Con un subwoofer, inserendo frequenze basse ad alta potenza, le vibrazioni e il vento spostato spengono piccoli incendi. Lo sapevate? Andate a vedere su internet. Nel mio laboratorio ho degli enormi subwoofer con le quali ho ricreato le frequenze di Schumann e abbiamo studiato per ricreare degli ambienti in cui fare un bagno. No? Esperimenti del genere l'abbiamo fatti anche quando c'era la parte pratica alla Sapienza e tutti a bocca aperta. Ma perché? Perché se si associa una semplice respirazione diaframmatica, nello yoga si chiama Ujjayi Pranayam. Qualcuno di voi ha fatto yoga? Ujjayi Pranayam associato al classico sibilo. Ok? Ben realizzata con dei ritmi e ci associamo. Dice, ma io sono distratto, non riesco né a contare, non riesco a respirare, sono troppo stressato. Un'immersione nel campo a 8 Hz che corrisponde alle onde alfa e quindi al pre-REM, che è quello la zona rilassante, aiuta in sinergia a rilassare. Sì, ma questo dispositivo è grosso, è enorme, abbastanza costoso. Allora noi cominciamo a dire, come si fa? Ma com'è possibile che una card è piccola, la prendiamo?
una card. Una card così piccola riesca a creare delle vibrazioni. Io qui vado molto avanti, ecco, ricordiamoci solo che i fenomeni elettromagnetici sono naturali, artificiali. Quelli naturali, secondo voi, fanno sempre bene? Sempre e comunque? No. Quelli solari, che il sole è vita, no? Fanno sempre bene? Allora, vedremo tra un po' che in alcune situazioni alcune attività solari possono addirittura peggiorare il rischio di attacco cardiaco. Dice, ma in bibliografia? Sì. È uscita ieri? No. Ce ne saranno almeno 20 di bibliografie e qualcuna ha già diversi anni. Però se una non le studia, non le sa. Questo cosa significa? Se, ascoltate bene, la primavera attiva una serie di reazioni elettromagnetiche, biofisiche, fisiologiche, psicofisiologiche, eccetera. E tutti lo sanno, no? C'è chi a primavera si risveglia, chi invece ha tutta una serie di disturbi, no? Non dorme, è agitato, ha una serie di manifestazioni. E quelli in Oriente avrebbero detto sono anomalie energetiche. E io ai miei maestri dicevo, per quanto è possibile parlare con loro, perché io ero quello delle domande, facevo troppe domande. Quindi quando facevo troppe domande mi davano la scopa e mi mettevano a spazzare tutto il piazzale e quello si chiama karma yoga. Hanno cominciato a rispondere alla mia domanda al quarto anno, quando in questo monastero a Bangalore in India sono arrivato a un certo livello iniziatico. Quando la gente mi dice, ah, ma la vita militare è dura, vai in un monastero, vedrai, altro che la vita militare è dura. La vita militare in confronto era una passeggiatina. Allora, molto rapidamente, quando voi immaginate le onde, purtroppo la nostra mente è limitata in 2D, le immaginate sempre prevalentemente come bidimensionali. Questa è una cosa grave perché crea un condizionamento nel nostro profondo e non riusciamo a capire che invece noi viviamo di campi elettromagnetici e questi sono almeno, non voglio andare nell'esoterismo, almeno tridimensionali. E ora vedremo. Innanzitutto il campo elettromagnetico, come è ben noto, è costituito quindi, diciamo, da due, no? Elettro e magnetico. Sono le onde che quindi costituiscono il campo, sono perpendicolari tra loro e hanno un senso di propagazione. Un esempio didattico per chi ancora non ha ben chiaro, tengo la bajur lontano, no? Ma la tengo attaccata al filo, ma non la tengo accesa, anche se la tengo attaccata al letto. Se è collegata, ma anche non è accesa in quel momento, quindi non c'è un flusso di corrente, comunque si può creare un campo elettrico. Questo lo misuriamo, ma sì, costano due soldi. A tutti quelli dei miei corsi che abbiamo rinnovato diversi anni di seguito, io ho fatto acquistare questi strumentini, non dico di pigliare quelli da migliaia d'euro, ma almeno quelli da 100, 200, 300 euro. Perché vi si apre un mondo, innanzitutto si identifica la distanza di sicurezza, che è quella dove nei limiti del possibile si posiziona il letto, la scrivania, eccetera. Poi non vado a utilizzare, qui c'è il PC, lo devo utilizzare per forza, ma vado a utilizzare per esempio se ho proprio un notebook, ci attacco, l'ho detto a tanti corsi, la tastiera alla USB, perché la USB ha... Con quante volte esce la porta USB? Quante ne abbiamo? Chi lo sa? Beh, qualcuno lo saprà. No! Ma che frequenza c'ha la porta USB? Voi siete arrivati sino qui fortunati. Allora, esce con 5 volte circa, ok? Quindi le tecnologie nei corsi di sopravvivenza moderni si basano su 12 volt e 5 volt. Frequenza zero in corrente continua. Ok, per avere una frequenza e quindi questa forma d'onda si deve partire almeno da
0,1 Hz, insomma, così in realtà si potrebbe andare anche più giù. Allora, se invece accendo la mia abat-jour accanto al mio letto, perché tanta gente c'era proprio accanto al letto, si crea il campo elettromagnetico. Cioè vi sparate da soli. Stiamo parlando di come contrastare, almeno in un modo semplice, lo stress elettromagnetico. Cominciamo dalle sciocchezze, no? Giusto? La carta ci protegge da questi ordini. La carta? La carta. Ah, la carta. Allora, la card ha un effetto soprattutto riequilibrante. Qualcuno di voi cominci a pensare chi vorrà sottoporsi qui a qualche test, ok? Però prima vorrei con voi ipotizzare dei meccanismi che sono in parte elettromagnetici, che in parte ho potuto misurare, ma io so anche, avendo studiato in India, conoscendo il prana, il chi, il chit, quello che volete, avendo studiato maestri di arti marziali, avendo visto i colpi vibratori, ho visto una serie di cose che lo scienziato dovrebbe dire: sì, ma come funziona? Allora io ho osservato un fenomeno, sfioro un formicaio, muoiono tutte le formiche in superficie. Come ha fatto sto tizio? La risposta è vibrazione di Mach, colpo vibrazionale. Sì, ma le mie domande come sono? Mica gli chiedo se me lo insegna, ma gli chiedo come funziona. Vibrazione. Allora, quindi noi abbiamo un corpo energetico, no? Campo bioplasmico, tutto quello che volete sapere, centri di energia che non vi metto a raccontare. Poi, nell'ambito delle scuole di Kundalini, praticamente tutto si basa su un riequilibrio totale, quindi di tutti i vari network. Uno dice: sì, ma non posso vivere in un ashram. E allora noi possiamo utilizzare delle tecniche adattate, modificate, semplificate per l'uomo moderno, supportato dalla card vitalizzante, perché noi non siamo orientali. E questo è il punto: non abbiamo quel tempo, non abbiamo tempo di praticare 2, 3, 4, 5 ore al giorno. Allora, tutte le mie fatiche e la mia mission è stata quella di dire, per le persone comuni, che sia il medico, che sia il biologo, che sia il soccorritore, sia il militare, ognuno a suo modo ha bisogno di un incremento di performance. Ok? Infatti nelle metodologie anti-aging, anti-stress, sin dalle prime lezioni dicevo, non si può pensare ad un anti-aging senza gestione dello stress. Ok, come si fa? È complesso, non è una cosa facile. Se uno vuole le cose facili della serie, prendo una pasticchina, sono a posto, non ha capito niente. Io le chiamo, sono di origine toscana, le chiamo gli acchiappa citrulli. C'è, come no? Però in quel caso fa bene. Allora, vediamo meglio in questa schermata riassuntiva che sono ben, no? Ortogonali. Abbiamo questa via di propagazione, ma in realtà sono, se io lo vedo da qua davanti, è un enorme vortice. Dico, ma come vortice? Bellissima, questa è la prova di quello che diceva prima Marco. Esattamente, ho detto, non ci siamo messi d'accordo, ma per forza si arriva a dover parlare di questo. Allora, dobbiamo cominciare a attivare le nostre aree del cervello deputate a questa, chiamiamola visualizzazione, al 3D. Ora, la mia passione nacque circa 50 anni fa per l'elettronica. Con mio padre, ingegnere elettrotecnico, facevamo la radio a galena. Questa radio a galena è un sasso, poi c'è una bobina, che sembra qualcosa di metafisico, e un condensatore variabile a lamelle, una cuffietta, e si sentiva Mamma Rai, trovando la sintonia. A 5 anni io avevo passione, ma 3.000 domande,
perché se sposto le lamelle, quindi perdo la radio, perdo la sintonia? E lui mi disse, è una questione di sintonia e risonanza. A 5 anni dissi, risonanza? Quindi da lì mi spiegò subito i diapason e tutto il resto. Io vi parlo, se voi siete collegati, siete in risonanza, siamo in tuning, siamo in sintonia. Quello che abbiamo scoperto, per esempio, io ero strano anche per i vari monaci, perché mi portai diverse apparecchiature da biofeedback nell'ashram e ho misurato una marea di monaci. Mentre facevamo i mantra, l'om al mattino, ho registrato nei limiti della registrazione le varie vibrazioni dei vari om, poi visto l'analizzatore di spettro, visto gli oscilloscopi. Tutto questo per dire che esistono mondi di particelle messe in moto che noi ci viviamo, ma se noi ne abbiamo consapevolezza possiamo arrivare a una costanza e perseveranza e diventare più rutinari, per esempio nell'utilizzo del giusto nutraceutico, della card. Dice, ma io la tengo in tasca, ho svoltato. Allora c'è gente che dice, mi sento meglio. Sì, la tieni in tasca, già fa qualcosa. Ma se invece noi la utilizziamo, e oggi vi farò vedere una tecnica un pochino più avanzata di come avete visto in genere, è un misto fra pranavidya, che non è hatha yoga, ok? Deriva proprio da qualcosa di molto più antico. Semplicemente dobbiamo inserire un pranayam, già la parola, no? Pranayam, e le persone più avanzate dovrebbero inserire anche una visualizzazione. Questa card tenuta da quello che chiamo l'operatore fa avere una specie di turbo come risultato empirico, quindi il saggio biologico, quello che in farmacologia diciamo, no? Il saggio biologico, io vedo l'empirismo, vedo il risultato. Il risultato può essere positivo o negativo, cioè può essere gradevole o sgradevole, ma è un risultato. Questa è la ricerca. Quello che è importante cominciare a inserire, lo ripeto, è che tutto è in 3D. Quindi anche le vibrazioni, la mia voce che adesso vi sta arrivando, smuove in 3D, così come il secondo diapason che era stato messo in risonanza dal tocco del primo, il secondo diapason muoveva la pallina per le vibrazioni. Ora, se siamo fatti dal 90 al 99% come numero molecole di acqua e l'acqua vibra, che effetto avrò? Dipenderà dal tipo di suono, di vibrazione che mi arriva. Allora dovremmo parlare di suonoterapia o di armi soniche? Capite? Dipende tutto da intensità, frequenza e tempo d'esposizione. E questo mi ricorda anche la magnetoterapia, un po' tutto. Quindi, in bibliografia, dovrei portare un centinaio di bibliografie, negli altri corsi, ecco, a scuola vedrete che sono quello delle bibliografie, ma se non si parte da un supporto, tanti pensano che le cose ce le inventiamo perché sembrano troppo rivoluzionari. Invece no, è che la gente ha paura a capire che questo è vero istante per istante, in ogni secondo della vostra vita. Quindi diversi tipi di microorganismi reagiscono ai campi elettromagnetici in modo differente a seconda della frequenza, tempo di esposizione, intensità del o dei, perché può essere uno, potrebbe essere solo quello della corrente a 50 Hz, cioè quella delle spine, potrebbe essere solo quella di un cellulare, potrebbe essere un tablet. Allora, gli organi umani emettono peculiari biochem? Ovviamente non lo sappiamo, sì, ma se andate a dire a un medico qualunque che il cuore ha un campo elettromagnetico estremamente intenso, quello vi ride dietro. Allora, cominciamo con
due proprio bibliografie minime. In questa si vede che il magneto encefalografo è già una realtà. E ancora, questa è un'altra, come vedete, dalle origini quantiche, no? Alla magnetoencefalografia multicanale. Lo trova chiunque su PubMed. La cosa strana è che quando andiamo a parlarne senza supporto bibliografico, tanti pensano che sia ancora un'invenzione. Invece no. Il magnetocardiografo invece è addirittura più vecchio. C'è da decenni. Allora la domanda che mi fanno in molti è: ma perché allora al posto dell'elettrocardiografo non si usa il magnetocardiografo, che è più preciso? Perché è molto più costoso. Serve una stanza adatta, cioè è costoso, questo è il punto. Quanto costa un elettrocardiografo portatile? Ecco. E quindi, chi è che ha studiato in particolare il cuore? L'Hertmat Institute. Il cuore ha un sistema nervoso indipendente, distinto da quello cerebrale. Contiene circa 40.000 neuroni, quindi il cuore è un cervello, esattamente come il cervello cranico, oltre al tratto gastroenterico e ai neuroni del tratto gastroenterico. Ma che addirittura avesse un sistema nervoso così complesso, addirittura con 6 miliardi di connessioni, cioè questi numeri fanno un po' riflettere. Altra cosa fondamentale, esiste una comunicazione, quindi informazioni, fra sistema nervoso cardiaco, cervello e le vie che mandano gli impulsi elettrici e elettromagnetici dal cervello al cuore e viceversa. Vi ricordate un po' il gut brain axis, che è sia comunicazione da cervello a intestino e da intestino a cervello? Ecco, qui abbiamo cuore, cervello, cervello, cuore. E il campo elettromagnetico del cervello, del cuore, il campo elettromagnetico è ben 5.000 volte quello del cervello. Quindi questo è fondamentale, per quale motivo? Perché nella tecnica che vi farò fare si indugia con dei movimenti a vortice, che vengono appunto da tecniche molto antiche, proprio sul cuore, 5.000 volte più potente. Ah, una cosa rapidissima: la forma di questo campo elettromagnetico è toroidale. Ma adesso che vuol dire? Ah, questo era interessante. A livello naturale, i campi elettromagnetici geomagnetici possono aumentare il rischio di mortalità cardiovascolare. Quindi anche quelli naturali bisogna starci attenti. Quando c'è l'ansioso che dice: oggi mi sento più palpitazione, mi sento una pressione, magari non è solo matto, ci può essere qualche attività o geomagnetica e o solare, che l'uno influenza l'altro. Allora, qui era solo per dirvi che molto rapidamente la frequenza di Schumann sta a 8 Hz, quindi noi non la possiamo ascoltare, è totalmente subsonica. Come mai non hanno fatto dispositivi per questo? Semplicemente perché tutti gli impianti Hi-Fi, per quanto costosi, la zona 8 Hz è considerata rumore, quindi non l'hanno mai studiati. Partono dai 15 Hz in su, 20 Hz in su, ok? Ok, ricordiamoci questo: sin dalla vita intrauterina abbiamo la frequenza di madre terra, quindi il nostro pianeta è un elettromagnete, come ben conosciamo. Questa è la pura teoria, perché in realtà durante tempeste solari questa forma simmetrica si deforma. Ci ho fatto intere lezioni e
oggi ci sono ulteriori aggiornamenti molto importanti, perché tanta gente, tra virgolette, più sensibile ai campi elettromagnetici risente anche di queste situazioni, di queste fluttuazioni anche naturali. Ed ecco, questo è 2D e questo è 3D. Quindi il campo elettromagnetico terrestre va visto esattamente in questo modo, va cominciato a visualizzare tridimensionale. Sul pianeta Terra non è detto che contemporaneamente ci sia 8 Hz o giù di lì ovunque, perché in base all'attività solare e dell'attività dei fulmini la frequenza può cambiare e innalzarsi anche notevolmente. C'è un progetto addirittura italiano che si chiama il progetto MEM, che va a monitorare proprio le varie fluttuazioni. E questa è questa ovviamente non è la parte italiana, è la frequenza di Schumann nel suo spettro studiata. E qui arriviamo alla prima, diciamo, rivoluzione, che oggi è già il passato, ma da quella da cui sono partito. Quante volte avete sentito parlare oggi di S-Drive? Vi hanno parlato della doppia spirale, giusto? Allora, questa doppia spirale è la stessa che noi troviamo sulla card, ma anche sull'S-Drive. Dice, ma come? Uno è praticamente è ricettiva e un'altra invece emette. Eh sì, ma ecco che dobbiamo cominciare a vederla tridimensionale, cioè questa non è sottile, è tridimensionale, esattamente come se prendiamo anche un cellulare, lui emette come, fate finta che sia semisolido con la fantasia, quindi è come se fosse il nocciolo e intorno tutta la polpa. Che cosa dice di base? La carta vitalizzante risuona con le onde alfa naturali, quindi risuona, ok, con onde alfa naturali, con cui risuona anche la madre terra, quindi intorno agli 8 Hz, ovviamente sotto forma di, non sono onde generate da un generatore di sinusoide. E qui chiaramente si dice che le frequenze naturali della Terra, cioè quelle intorno agli 8, ora chiaramente l'una integra l'altra, cioè non esiste la carta vitalizzante senza S-Drive, e a mio giudizio non esiste S-Drive senza la card, perché lei aiuta, attenzione, aiuta a riequilibrare le anomalie elettromagnetiche che purtroppo sto sempre di più misurando. Chiaramente è un problema che sappiamo peggiorerà, no, non andremo a migliorare. Questo stress di tipo elettromagnetico andrà peggiorando in Italia e non solo. Allora, a questo punto io mi sono chiesto, ma supponendo che comunque non potremo misurare tutto quello che attraverso la nostra impugnatura, perché noi l'andremo a impugnare, ok? L'andremo a impugnare tra l'altro con un mudra, vi riporterò, può esserci un mudra o un diamudra, perché poi in base a come la prendo io agirò su alcuni canali del braccio che saranno un po' più allungati o un po' più contratti. Dice, ma che c'entra? Abbiamo dimostrato più volte con megaohmmetri ad alta sensibilità ed alta velocità di reazione e dei microamperometri che il pensiero, qui l'emozione, altera nel giro di mezzo secondo i valori elettrici misurati. Quindi qui entriamo un po' nella psicoelettrofisiologia. Se non lo faccio vedere, la gente non riesce a capire che un pensiero negativo a livello bioelettrico altera sull'istante. E non è un modo di dire, sull'istante. Allora, la card qui è misurata con un elettrodo inserito dove metto questa presa del chiamiamolo il CMU tra indice e pollice, perfetto.
L'altro elettrodo invece è staccato. Adesso io ho afferrato l'elettrodo per vedere se per caso già a questa distanza creavo un'interferenza. A livello di oscilloscopio non misura interferenze, ma ripeto, poi bisognerebbe vedere tutte le altre particelle. Qui no. Vado a misurare immediatamente nel giro di un secondo il centro del chip, resto sbalordito. Non solo ho utilizzato il digitale, per quale motivo? Alta velocità di reazione mi permette di ho le memorie, mi dà anche le frequenze di base. Attenzione, qui ci sono le armoniche, vedete qui in mezzo, sono molto molto piccole, sono molto piccole, quindi c'è una frequenza di base e una serie di armoniche. A questo punto dico, ma se inclino la mano, perché vedete sono perpendicolare al centro del chip, è cambiata la misurata, vedete, la parte centrale. C'è un punto di minimo al centro, qui invece è diventato il punto di massimo. A questo punto dico, ma sarà possibile parlare in futuro di medicine integrate fra vibrazioni di cristalli, dove ci hanno insegnato a caricare i cristalli, vibrazioni, eccetera? Vedremo. Allora, la mia curiosità di ricercatore, che sono rimasto con la stessa curiosità di quando avevo 5 anni, mi ha fatto sacrificare la mia card. Perché? Perché alcuni amici mi dicevano, ma questa sembra la SIM di... sembra una SIM card, sembra una cosa d'umba, è piatta così, ma che ci sarà mai? Va bene, vediamola. Allora, innanzitutto, per toglierla ho dovuto fare una certa forza, ma la particolarità che è ha uno spessore notevole, è inserita con una particolare tecnologia a pressione. Una volta che è stata tolta non è più piatta così, diventa quasi 4 volte. Ora ve la faccio vedere ancora meglio, eccola qua. È un mondo, praticamente è come se fosse un piccolo universo, tutto e sono collegati tra loro, tutti questi intorno sono collegati tra loro, eccola. Quindi capite che la curiosità in questo caso non mi ha fatto uccidere il gatto, ma mi ha fatto sacrificare una card. Ma per gli scettici, perché gli dicono sempre, sì, ma magari in questi test usi qualche trucco, ok, questa sono andato a vedere, c'è un bel microchip che nulla ha a che fare con altri. Qui si vede bene, sono collegati tra loro gli altri, quelli esterni, periferici. Allora, la mia ipotesi quindi è che bisogna cominciare a parlare anche di campo bioplasmico, aura elettromagnetica. Ricordiamoci, i biofotoni, non solo del famoso POP, ma tanti altri hanno fatto esperimenti ulteriori, quindi i biofotoni hanno una natura elettromagnetica e hanno informazioni. A questo punto io che cosa posso pensare? Che se con la card io mi concentro, metto l'intenzione, cioè da operatore, metto intenzione, concentrazione, posso ottenere il massimo da quello che abbiamo visto in questi ultimi mesi di test. E abbiamo fatto test con persone assolutamente scettiche, anzi più erano scettiche e meglio era. Abbiamo visto che il risultato di abbiamo cercato di vedere due cose prima di tutto: l'incremento di forza in acuto vuol dire nel giro di 2 minuti, e l'equilibrio. Per l'incremento di forza abbiamo, ecco, tanto per dire che già nell'antichità i chakra venivano visti come vortici e corrispondono a vari organi. Ah, ma che cos'è un toroide, giusto? In elettronica si usa come il toroide. Io uso per gli amplificatori i trasformatori toroidali. Queste sono le formule del toroide. Quindi il cuore ha un campo elettromagnetico toroidale, ma
non è che è qualcosa di metafisico, si usa comunemente in elettronica, tutti i giorni, ok? Allora, a questo punto io devo per forza dire, ma se c'è questa aura elettromagnetica, se noi abbiamo questa similitudine fra un campo umano che ci circonda e quello terrestre, che prima abbiamo visto essere quindi anche lui tridimensionale, come vado a ottimizzare? Allora dico, a questo punto cerco di seguire in sintesi e in modo semplificato quello che mi hanno insegnato in India. L'ho semplificato di circa 1 milione di volte, quindi non me ne vogliano i maestri che trapassati mi possono ascoltare, ma in questo momento questo è il massimo che ci serve. Che cosa accade? C'è un'interazione tra operatore e colui che riceve, quindi il ricevente. Inizia una interazione di biorisonanza in sintonia. Sono stati fatti studi nell'ambito, chiamiamola, della pseudo, come la volete chiamare, pranoterapia, perché quando uno parla di questa parola sembra, diciamo, il terapeuta e chi riceve. Sono stati analizzati i tracciati con l'elettroencefalografo, hanno visto che erano abbastanza simili, cioè praticamente erano quello che noi possiamo dire in sintonia. Nella visione quantica si dice si è formato il campo quantico, eccetera. Quindi che cosa andiamo a fare? Innanzitutto l'operatore deve un pochino concentrarsi in questo modo molto semplice, e chi riceve pure, cioè se pensa alle fatture da pagare, se pensa ai problemi, è dissonante, quindi disarmonico. Un paio di minuti di respirazione possono essere utilizzate, diciamo, chiamiamolo suonoterapia. Altra esperienza, abbiamo visto che se ci sono musiche cantate, si entra da parte di chi ascolta nel giudizio mi piace o non mi piace. Allora, con i suoni naturali è più facile. Attenzione che non è uguale per tutti, eh? Se mettiamo un canto di uccellini, piace quasi a tutti, cioè a quello dice sferraglia. Mettiamo le campane tibetane, piacciono quasi a tutti, ben suonate, eccetera, eccetera. A qualcun altro dice invece mi fa venire mal di testa. Questo fa capire la realtà soggettiva. Ecco come andiamo a imporre. E siamo arrivati molto rapidamente, quindi noi utilizzeremo oggi l'alzata laterale, perché di test ne abbiamo fatti diversi. Abbiamo fatto appunto quella che faremo oggi, test di equilibrio, forza, altri tipi che ora non stiamo a spiegare, il equilibrio e basta, che è la posizione dell'albero, sapete tutti qual è? Si è in piedi su una gamba sola, con il piede o messo in semiloto oppure appoggiato alla gamba, e le mani sono aperte a bilanciere. Posizione semplice dell'albero, abbastanza facile. Abbiamo notato che chi prima dondolava o perdeva l'equilibrio, nel giro di un paio di minuti aveva un migliore equilibrio. Subito dopo sono andato a misurare con strumentazioni di biofeedback i risultati, vedendo che c'era per esempio un incremento dell'attività del parasimpatico. Quindi ora ci andremo a svolgere questo, anche se ovviamente ci sono altri tipi di test. Allora, qui si ferma la parte teorica e comincia la parte pratica, che è quella, secondo me, più divertente. Chi è il volontario? Allora, cominciamo con 3 o 4 volontari singoli. 3 o 4. Poi, se va tutto bene, in realtà meglio di sì. Se il metallo, è metallo, crea, totale metallo. Diciamo la mia, che è diversa dalle vostre. Questa è più potente. Questa è truccata.
Ciò che è metallico lo togliamo, anche orecchini. Ciò che è metallico e magnetizzabile è consigliabile. Allora, siamo nelle situazioni peggiori, perché dovremo fare almeno uno o due minuti di mun, che in sanscrito significa silenzio. Non è meditazione, ma è premeditazione. Non è, quindi non in senso negativo, è la pensa che qui oggi c'è un grande maestro, James, che domani farà una relazione. James, ci sei? Che direi da quant'è che ti occupi di yoga, da una vita. Domani farà una relazione sul sorriso delle cellule, quindi quello che stai dicendo lui ha portato, perfetto, pensa, yoga con il suo cognato 80 anni fa in Italia, e speriamo che proceda, perché ci servirà per vivere meglio. Quindi ora in questo caso utilizziamo delle tecniche estremamente semplificate e rapide con l'utilizzo della card. Quindi la card che cosa è alla fine? Può essere una specie di trasformatore, amplificatore, ottimizzatore per l'operatore. Che cosa emette? Emette delle forme elettromagnetiche, delle forme elettriche, particelle. Emette quindi una serie di piccoli mondi, diciamo. La persona che riceve deve stare in uno stato d'animo, diciamo, predisposto. È necessario che sia perfettamente concentrato. Nella prova di adesso no, cioè adesso faremo la prova nelle situazioni peggiori. E se abbiamo anche un cellulare, vi faccio vedere una cosa terribile. Dopo che avrà avuto l'incremento di forza, se io metto il cellulare sul cuore, l'abbiamo fatto con Giorgio in diversi corsi con gente che è rimasta a bocca aperta, messo sul cuore, che avete visto che campo elettromagnetico intenso, ecco, però quello del cellulare lo altera, si perde la forza immediatamente, è una cosa terribile. Quindi soprattutto uomini e donne, mai tenere il cellulare nel famoso taschino della giacca. Peggio. Allora, facciamo prima un test semplice, quindi alzata laterale, preferisce destra o sinistra, dove sei più forte? Allora, io adesso andrò, concentrati, se no, noi non ci conosciamo, non l'ho mai visto prima, ok? Io ora semplicemente l'andrò ad abbassare, lui è giovane, sicuramente è forte, no, è così. Sei giovane, ho detto. Vai, vai, ci sei? No. No, vai giù proprio, vabbè, abbiamo visto, va giù. Dovrei fare un po' di deltoide. Allora, la card. Io devo togliermi il microfono. Fermo lì, tu non guardare, non sai niente. Beh, spingi. Se diventa rompere. Allora, la gente resta a bocca aperta finché, o qualcuno pensa che ci siamo messi d'accordo, finché non lo fa. Io non lo voglio rovinare, ma se il cellulare gliela prendo sul cuore, non può. Se poi c'ha la connessione. Ma metti così?
Allora, viviamo di un mondo di particelle. Io sono un ricercatore, ho una mente ampia, quindi ho laboratori, sono fissato di fisiologia, elettrofisiologia, ma di fronte a cose del genere io restai esterrefatto. Ho fatto centinaia di prove. Pensate tutti voi, ma pensate anche chi è nell'ambito della performance contro la stanchezza dell'ambiente. In modalità aerea danno fastidio lo stesso al cellulare? E allora, emette comunque anche se non dalle aerea sono molto... Lo fai la prova? Voce! 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 Microfono! Allora, tre secondi, perché questa è la versione rapidissima. Quanto ci ho messo per farlo? Quindi ho praticamente attivato i vortici di Anahat Chakra. Si scrive Anahata, ma si pronuncia Anahat. Il sanscrito... Sì, è rapidissimo. Allora, il sanscrito è fondamentale perché il sanscrito antico ha le vibrazioni. Ok? Quindi anche nei mantra... Quando si vanno a fare vari tipi di mantra, è importante utilizzare il sanscrito antico nella pronuncia originale. Ok? Nel Tantra Kundalini è fondamentale. Allora. Scusi, quando lei fa così, si carica di energia o si scarica per prenderla di lì? Quando lei fa questa? Esatto, con le mani. Allora, questa qui è l'apertura e la chiusura del fiore di loto, serve per caricare le mani. Però è anche un esercizio contro l'artrite e l'artrosi. E se andiamo a studiare l'omunculus motore, agisce su tante aree corticali motrici. Ah, non vi ho detto che oltre che master di Tantra Kundalini, sono un maestro di arti marziali, utilizzato poi in ambito della sicurezza. Ok? Allora, quindi questo... fondamentale. Allora, microfono. Oggi faccio l'arlecchino, normalmente sempre in giacca e cravatta, bibliografie, oggi diverso. Cosa facciamo prima? Qui abbiamo una situazione molto diversa, cioè già la sua vibrazione c'è molto più da lavorare. Lui è nella fase dell'incremento, qui abbiamo da ribilanciare. Questo provo di tanto la storia, faglielo prima il test. Vado. Anche qua, però si è già concentrato. Adesso attenzione, cerca di guardare un punto nell'infinito oppure su Agya Chakra, centrato sulla cinghia, o occhi chiusi a guardare.
Allora, è importante farvi vedere che la forza del deltoide è aumentata tale che addirittura perde l'equilibrio sulle gambe da quanto il braccio è diventato più forte. Allora, ho agito con la CARD, in questo caso un minuto e mezzo, quanto ci ho messo? Ho fatto più passaggi. Allora, in realtà io dovrei fare tutti i centri di energia metabolica principali. Giorgio vi organizzerà un corso specifico perché mi serve più tempo. Okay. Guardate? No, povero, no. No, sì. Sì. Dai, andate giù. Dai, concentrati. Fai vedere che l'hai fregato. Vai, vado? Vado? Allora, attenzione, quanto dura l'effetto? L'effetto dura finché, quindi in coerenza cosa significa? Sintonia, vibrazione positiva, no? Equilibri elettromagnetici. Purtroppo quello che non capiamo è che nei biochem c'è l'emozione e il pensiero. Appena uno fa brutti pensieri si peggiora. Potremmo chiamare psicosomatica elettromagnetica. Uno dei miei riferimenti, che è Luc Montagnier, che ha definito un tipo di medicina elettromagnetica. L'altro mio riferimento è il professore Emilio Del Giudice. Però diciamo, Luc Montagnier aveva dato questa medicina elettromagnetica. Cioè, quanto abbiamo parlato oggi? Allora, quindi adesso in questo caso la CARD vitalizzante può far parte di una medicina integrata elettromagnetica? Lo vedete il chip che è esattamente piatto quanto la CARD? Ok? Quando è stato estratto diventa, l'avete visto, spesso enormemente di più. Quindi qui dietro c'è una tecnologia particolare. Questa tecnologia associata all'uomo, dice, ma allora io ho la CARD, l'uomo non serve più a nulla. No, l'uomo serve. È un amplificatore. E canalizzatore. Quindi non solo amplifica, ma canalizza. Tant'è che, se avete visto, io indirizzo dove ci sono le due linee. Le prime esperienze furono fatte con la Smart Card, che aveva la doppia spirale e le due linee. Questa c'ha il turbo di questo universo di microchip che amplifica maggiormente quello che voi andate a emettere. Ok? Quello è il Ujjayi Pranayama con la concentrazione. Sì, esatto. Al prossimo vi insegnerò l'Ujjayi Pranayama all'occidentale. Adesso rimettiamo, dai. Ok, un passino più avanti. Guarda Giorgio. Grazie. Adesso andate a casa, dite, oh, sono stato in un convegno di matti. Vai. Tanta roba, ragazzi, eh? Tanta roba, grande. Grazie. Facciamo con loro due le ultime cose perché siamo veramente in ritardo. A tutti i relatori vi dico, alle 8:30 abbiamo la cena. Beh. Ma noi dopo? Beh.
Sì. Però se una parente sbirata. Dai, 5 minuti che dobbiamo finire. Fagli la. Spingi. Allora, vediamo. Vincenzo Simonetti lo conoscete tutti, sì? Grande medico, sapete, no? Uno dei grandi dell'ossigeno-zonoterapia, medico. E pensate ancora qua ad ascoltare. Un po' un attimo di silenzio per piacere, grazie. Spingi. Spingi. Allora, adesso il riequilibrio che ha funzionato, concentriamoci sul deltoide e se c'è il dolore che c'è. Ok, questo è importante. Vado. C'è, raga. L'ultimo, e poi vi faccio vedere una cosa io, se mi permettete, e poi vi mando a mandare. Io sono tutto giusto. Finché sei incoerente, se metti campo magnetico, fermo. Quindi ecco perché la carta in tasca. In tasca, da tutte le parti. Però ne basta una. Vai. A chi dice ne metto 3-4, una ne basta. Allora, attenzione. Allora, ognuno è un caso a sé, ok? Ognuno è un piccolo universo. Quindi guardiamo. Hai già fatto il test prima? No. Però lo sto. Lasciamolo un attimo. Abbiamo avuto casi diversissimi tra di loro, diversissimi, ok? Quindi l'operatore, pure supponiamo che uno fortemente esperto di 3.000 materie, deve annullare tutto. Ed è una delle cose che in India mi hanno insegnato, perché io sono un cerebrale, cercavo di razionalizzare tutto, mentre mi spiegavano le cose nella mia testa passava. Allora, svuota la mente. Ecco. Allora, non è facile, ma il respiro aiuta. Ok, direbbe lingua sul palato.
c'è un mudra che si chiama Keshari Mudra e si usa proprio con la lingua, quindi non è detto nulla di strano. Allora, adesso noi partiamo, do il microfono. Facendo qualcosa che oggi non dovrei farvi vedere, ma in futuro, sto facendo una digitopressione con la carta. Cosa sente qua? Dimmi cosa sente. Vorrei farlo per altri 2-3 minuti. Intanto guarda avanti. Dimmi come ti senti. Sono contento di essere arrivata a uno. Allora, la domanda come ti senti è d'obbligo che ci sia o una sensazione, o nessuna sensazione, o ho semplicemente svuotato la mente. Cioè, gente si rende conto dopo che ha fermato il turbinio dei pensieri. Allora, la parte di me, da ricercatore, comincerei a dirgli, allora no, perché lì sono aumentate le onde alfa, hai ridotto... Cioè, ecco, invece, in quel momento, mettete da parte le spiegazioni, fategli godere il riequilibrio. Quindi in parte è la card, in parte siete voi, ma è facile. Cioè, quello che io sento come mission è di insegnare a insegnare le potenzialità di questo meraviglia. E chi vi dice che è un pezzo di plastica, ricordatevi quello che vi ho fatto vedere. Ah, poi mi dai da una perché la mia l'ho rotta. Adesso guarda avanti, dammi il braccio, guarda avanti, fai forza, no, vai, lo senti che c'è forza adesso? Che non ho più dolore. Tanta roba. Due persone qua nuove, non quelli di prima, due nuove, faccio vedere una cosa velocissima e a te ti faccio male, c'ho paura di farti male. No, due forti, uno, vieni, loro due, guarda, dai, tu lo sai già. No, stai lì, lo sai già tu. Allora, loro, chi non l'ha mai visto il test, vabbè, tu l'hai visto, però, vabbè, dai, vi faccio vedere una cosa. Allora, no, puoi tenere tutto. Il problema è sognanelli, ho paura di farti male. Allora,
mettetevi uno di fronte all'altro. Allora, guardate bene, no, un po' più distante, così, perfetto. Guardate questo, cosa succede? Vi guardate un attimo, il campo elettrico, allora, prendiamo il cellulare, facciamo così, a tutte e due, così, sapete che è subito la zera, mani dietro la schiena incrociate, cioè, ok. Adesso, se qualcuno poi vuole venire qua a provare, venga pure. Io schiaccio qua, tenete ben forte, tieni forte, faccio schiaccio qua e lei viene via. Io non sto tirando lei, io sto solo schiacciando, giusto? E lei perde equilibrio, giusto? Proviamo da lui, vediamo se anche lui perde equilibrio. Schiaccio qua, non ce la fai, no? Cerca di stare ben dritto. Sì, non ce la fa, giusto? Adesso chiudete gli occhi, non barate, chiudere gli occhi veramente bene e solo voi vedete quello che faccio, ok? Solo voi. Ok, avete visto, no? Adesso aprite gli occhi, guardatevi negli occhi, vado da lei, guardatevi negli occhi, tieni forte, oh. Tieni forte, forte, forte. Non si muove, giusto? Cos'è successo? Cosa sta succedendo? Puoi girarti da là, per piacere? No, no, lui. Girati di là. Forte, tieni forte. Come mai? Vuoi girarti e riguardarla un attimo? Guardate. Non si muove più. Cosa è successo? Tu non lo sai cosa è successo. Io sono passato da te e ho passato la carta dietro la tua schiena e ti ho caricato. Se io adesso vado da lei e carico lei, guarda loro, forte, non si muove. Ma la cosa ancora più straordinaria è prendere una bottiglia d'acqua. Quando il professor Spaggiari ci insegnava la risonanza, se io metto una bottiglia d'acqua qui, chi è che vuol venire qua? Uno che non ha mai fatto, che è super scettico. Ah, ok. Allora, utilizziamo questo, lo mettiamo qui, vicino all'acqua, mani dietro la schiena. Oh, no, incrociate. Bello rilassato giù, le mani ben chiuse, ok, quindi di fronte all'acqua, più vicino, ok, guardate, schiaccio qua, tieni le mani forte, ok, viene via, no? Adesso guarda di là, chiudi gli occhi, adesso puoi girarti, avvicinati lì, pronti? Forte, tieni qua. Questa è la risonanza dell'acqua. Perché? Ti ha distanziato di più di 2 metri. È fuori campo. Per concludere posso dire come mai mi sono convinto di questa. Allora vi racconto come rapidamente andiamo a mangiare. Un applauso. Vi voglio dire una cosa, prima che lui dica questo, voglio ringraziare tutti i collaboratori, lo staff, mia moglie, Ilaria Upainico, Stefano, Giovanna, Monica,
hanno fatto un lavoro meraviglioso e se siete qua è grazie a loro, quindi tutti i collaboratori che vi stanno dando una grande, insomma, grande supporto e ci hanno permesso di creare questo evento. Tutti i relatori meravigliosi, perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario anche oggi. Grazie del privilegio essere qui con voi. Allora, come mai mi incuriosì? Avete capito che io sono curioso prima di tutto. Eravamo numerosi docenti a una delle cene dopo i vari corsi universitari. Forse c'era. Allora, lui tira fuori la smart card, quindi quella vecchia che in confronto è molto meno potente, prende un bicchiere di vino che noi avevamo assaggiato e aveva un sapore molto forte. Fa dei movimenti verso sinistra, ci dà da assaggiare questo vino, sapeva quasi d'acqua, cioè praticamente il sapore era enormemente ridotto, sembrava allungato, diluito, ma notevolmente. Allora, questa io poi l'ho riprovato, l'ho rifatto con tanti altri. Ad oggi non sappiamo il perché. Ecco perché vi dico, oltre al mondo elettromagnetico ci sono altre particelle che probabilmente dobbiamo scoprire. L'unica è fare i test e dimostrazioni empiriche, perché nel mondo della visione quantica, io sono un patito, diciamo, di medicina quantica e dintorni, non dobbiamo avere la presunzione di credere che possiamo dimostrare tutto, che purtroppo quello che non sappiamo oggi lo sapremo tra un anno. Ora, quel vino noi abbiamo provato poi a berne un bicchiere, dava molto meno fastidio, cioè la sensazione dell'alcol era molto meno, cioè se ne poteva sopportare molto di più. Anche questo, un chimico mi direbbe impossibile. Direbbe impossibile, però noi lì eravamo tutti docenti di fisiologia, farmacologia, eravamo tutti al di sopra di ogni sospetto. Noi la vedevamo quasi per la prima volta 4-5 anni fa, quando è stato. Anch'io in quella sera. Bravo. Ecco, ve lo ricordate? È stato Ian con noi. Sì, pure, c'era pure Ian, sì, certo. Quella nuova. Quella però era un'altra sera ancora. Quella infatti non mi sorprese perché ormai avevo già capito com'era. Quindi quello che invece è da studiare è come ottimizzarla al massimo. Quindi bisogna imparare le respirazioni base, sia la respirazione addominale, Ujjayi Pranayama, sia quella completa. Imparare il respiro, quindi la parziale ostruzione della glottide, e imparare una concentrazione a rendere la mente unidirezionale. Non è nulla di difficile, ma per noi occidentali fa la differenza, perché noi siamo abituati ai distractors, no? Ai vari distrattori. Quindi imparare a canalizzare può essere facile, può essere difficile. Quello che però ho visto che con la card l'operatore nel frattempo impara. Cioè, non è che solo l'operatore dà, l'operatore anche si allena nel voler dare, quindi c'è un discorso di anahat, quindi di amore, di voler curare. Quindi alla base di questo, in questo scambio di interazioni di energie fra 2 o 3, 4, 5 persone, alla Sapienza abbiamo fatto delle foto ed è venuto, non si sa come, un vortice enorme di energia, ma è bianco, denso, è enorme. Ho fatto vedere a diversi fotografi, tutti dicono che avete truccato la foto. Eppure è venuta questa foto. Allora, è chiaro che noi tanto ancora abbiamo da scoprire. Io direi, se siete interessati, vedremo di farlo magari per più tempo. Come vedete io ho utilizzato di più l'alzata laterale, perché qui si vede proprio la forza, cioè avete visto come le persone incrementano la forza? Se non l'avete provato, non potete dire è vero. Prego. Sì. Prego. Dunque, la card non è personalizzata. Io come operatore la personalizzata. Tutti. Me, tutti. Tutti, certo, assolutamente sì. Poi si aggiorna con un'app, basta passarla sotto al telefonino, il telefonino viene poi protetto da 4 dischetti
che sono compresi dentro la scatolina, proprio per armonizzarlo. Poi ogni weekend si può aggiornare, oppure una volta al mese si aggiorna con tutte le frequenze. Sì, già funziona così e non c'è bisogno. Non è una ricarica, è una rigenerazione, insomma aggiornamento. Volevo ringraziarti di cuore perché qualcosa di straordinario, mi hai sorpreso, hai fatto qualcosa di straordinario, faremo dei corsi meravigliosi. No, un privilegio quando si usano queste cose per la formazione, per la condivisione. Fatemi dire che è veramente una giornata straordinaria, saremo tutti stanchi ma felici perché abbiamo fatto qualcosa insieme di veramente unico.